Giambattista cacciato da UED, la sua verità, tutto architettato nei minimi dettagli. La versione dei fatti di Giambattista, forse riferita a Gemma e Rocco, sulla sua cacciata dalla De Filippi per aver spintonato una collaboratrice. Nel corso dell'ultima registrazione di Uomini e Donne Turnover c'è stato l'ennesimo colpo di scena che ha spiazzato il pubblico e che questa volta ha avuto come protagonista Giambattista, il quale è stato accusato di aver aggredito una delle collaboratrici della trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi e per questo motivo è stato cacciato via dalla padrona di casa del dating show di Mediaset. Una reazione decisamente furiosa e inaspettata quella della De Filippi anche se, in queste ore, Giambattista ha voluto fornire la sua versione dei fatti su quanto sia accaduto in studio quel giorno. La verità di Giambattista di Uomini e Donne. Nel dettaglio, le gossip news su Uomini e Donne rivelano che Giambattista si è sfogato dicendo che lui non ha spinto oppure aggredito nessuna collaboratrice del programma sentimentale di Canale 5, aggiungendo che quella ragazza pesa 150-180 kg, quasi a dire che non ce l'avrebbe mai fatta a darle uno spintone. Si può dire che dopo queste affermazioni il concorrente della trasmissione non abbia fatto altro che aggravare maggiormente la sua posizione, dato che non è affatto carino discolparsi da accuse che gli sono state mosse da più persone, tirando in ballo l'aspetto fisico e il peso della ragazza in questione, tra le collaboratrici della trasmissione di Maria De Filippi. Secondo il Cavaliere del Trono Over, non l'hanno fatto entrare a Uomini e Donne perché non volevano farlo parlare. Di cosa? Giambattista sostiene di aver girato dei video all'insaputa di Rocco all'interno di una discoteca, dove quest'ultimo avrebbe detto delle cose che potrebbero mettere nei guai la redazione. Tra Gemma e Rocco è tutto falso, dice il Cavaliere di Uomini e Donne. In pratica, infatti, Giambattista sostiene che da questi video verrebbe fuori che a Uomini e Donne sarebbe tutto architettato. Probabilmente, il Cavaliere si riferisce alla love story tra Rocco e Gemma che continua a tenere banco in trasmissione a distanza di mesi. Giambattista, quindi, rigetta al mittente le accuse che gli sono state fatte riguardo la presa di posizione di Maria De Filippi che l'ha cacciato via dallo studio di Uomini e Donne, il Cavaliere ha dichiarato che lei conduce molti programmi e spesso delega ad altre persone. In questo caso, Giambattista ha sottolineato che la De Filippi si fida soltanto delle parole che le vengono dette dal capo della redazione di Uomini e Donne e da Gianni Sperti, suo amico personale. Ci saranno nuove repliche a queste affermazioni? Vi terremo aggiornati.